Mancano pochi secondi. Forza, dalla linea dei tre punti. Ci prova il capitano. Un film per mostrare chi sono i veri vincenti nella vita, quelli che cadono e si rialzano con la forza delle loro braccia e che non hanno paura di mettersi in gioco. Sono questi i valori contenuti nel film Tiro Libero, storie di disabilità, di amore e di integrazione. Protagonisti attori del calibro di Nancy Brilli, Biagio Izzo, Antonio Catania e degli atleti diversamente abili con l'amore per la pallacanestro. Attore protagonista e produttore del film, che verrà proiettato al cinema Politeama lunedì 25 giugno, Simone Riccioni, giovane attore ma dal palmarès di grande spessore, che è venuto a Fano per presentare l'iniziativa benefica collegata alla proiezione. Ho voluto che questo film potesse essere qualcosa di nuovo, di più grande. Infatti i protagonisti nel film 3 su 5 sono ragazzini realmente disabili del Giulianova Basket, quindi vicino a noi nelle Marche, e quando ho deciso di produrre questo film, di mettermi davanti e quindi prendere anche tante critiche, perché naturalmente quando tocchiamo dei temi così difficili e particolari bisogna essere molto attenti, sono stato molto contento perché questa squadra abbia deciso di partecipare, e la scena finale del film sono tutta la squadra, quindi sono in 10. Questa è la roba più bella che potesse capitare. Mi piace pensare che la gente che viene a vedere i miei film possa uscire dalla sala cinematografica facendosi una domanda. In questo momento è come se avessimo nel cinema italiano distinto questa cosa, quindi o solo commedia, dove devi andarti a divertire, esci e è finita lì, oppure una cosa abbastanza pesante, il cinema d'autore, autoriale molto forte. Ecco, secondo me la linea di essere tra le due può essere una chiave importante, e a me piace fare questo tipo di cinema, quindi spero di continuare, spero di portare altre le Marche, perché tutti e due le abbiamo girate nelle Marche, anche il terzo gireremo nelle Marche. Questa proiezione straordinaria nasce anche dalla volontà della parrocchia di San Paolo nel quartiere del Vallato di uscire dalle mura della parrocchia e abbracciare l'intera città. I ragazzi, gli adulti. L'idea è proprio quella della parrocchia, che promuove per tutta la città, quindi in occasione proprio della festa del nostro patrono vogliamo invitare tutti i fanesi, e non solo, perché comunque, visto che siamo con tutto il pubblico di Fano TV, a venire al cinema per passare una bella serata, a vedere un bel film che ha in sé anche tante tematiche. Quindi vi aspettiamo al Politeama, c'è già la prevendita dei biglietti, chiedetemi anche personalmente, 333-613-6054, e naturalmente la sera stessa dalle 20.30 già sarà aperto il botteghino. Speriamo di riempire il Politeama, perché doneremo appunto anche le divise nuove per il Basket in Fano, e soprattutto per sentire anche tutti dietro le quinte di Simone con il suo film, perché insomma ne vale la pena. Nuove divise dunque in arrivo per la squadra del Basket di Fano, grazie a Sport ed Inclusione, argomentazioni da sempre care all'amministrazione fanese. In questo caso specifico si vuole coinvolgere i giovani, si vogliono trasmettere dei messaggi positivi, ma soprattutto si vuole far comprendere una cosa, che sia nell'esempio del Baskin, dove tutti i giocatori sono protagonisti e tutti sono fondamentali per conseguire il risultato a prescindere dalle loro abilità. E questo messaggio va trasmesso anche nella vita quotidiana, dove una comunità è tale se integra tutti e comprende che tutti possono essere protagonisti e indispensabili. E questa iniziativa aiuta a crescere ancora di più la nostra città, che devo dire è città vivace ma anche molto sensibile su determinati temi.